Ciao a tutti e benvenuti. Oggi farò un tutorial in cui vi farò vedere una variante del bordo decorativo al dente del gatto. Questa parte che vedete è la parte decorativa, è la parte frontale del mio capo che andrò a realizzare. Vedete che si presenta tutta a rovescio in questa variante. Invece da dietro, vedete, lato apposta, si presenta con la maglia rasata per il diritto. Questo bordo possiamo tranquillamente utilizzare per creare una sciarpa con i bordi particolari, non quelli classici, per fare un poncho, per fare un maglioncino o anche per fare il manico del maglioncino o anche semplicemente il cappellino. Mi piace scegliere questo bordo decorativo perché mi permette di poterlo abbinare a una varietà infinita di decorazioni che si possono fare aggiungere nel capo che andrò a realizzare. Ok, possiamo iniziare. Come sempre, lasciate un pezzo di filo che serve per avvio delle maglie. Io ne ho lasciati un pochino di più perché avvierò 44 maglie. Uso avvio nordico che ve l'ho già fatto vedere nei video precedenti. Se avete bisogno potete vederlo, lo allego qui sotto. Ok, vedete, così con due ferri 44 nel mio caso. Ok, ho avviato il numero di maglie che ho bisogno per farvi vedere il tutorial per questo campioncino. Faccio il solito nodino per fissare, sfilo un ferro e parto con l'elaborazione dei ferri. Iniziamo. Prima, come sempre, la faccio passare senza lavorare e faccio tutta la fila elaborata per il diritto. Perché dobbiamo fare quattro file a lavorazione a maglia rasata, partendo dalla prima, come già detto, per il diritto. Ecco, ho fatto tutta la prima fila per il diritto. Ora, visto che devo realizzare una parte di quattro file con la maglia rasata, procedo con la seconda a rovescio. La terza sarà per il diritto e la quarta sarà per il rovescio. Ci vediamo quando avete fatto queste quattro file. Ecco qui. Ho fatto 4 maglie di lavorazione. Vedete, abbiamo una parte rasata per il diritto e l'altra rasata per il rovescio. Che però io utilizzerò la parte rovescio come la parte decorativa per il poncho. Possiamo iniziare con la creazione del bordo decorativo. Come sempre, la maglia di vivaglio, almeno io non la elaboro, la faccio passare. Faccio prime maglie per il diritto, 1, 2, 3, 4, ecco, tutti lavorati per il diritto. Ora guardate attentamente un movimento molto facile da fare. Scusate, il filo si tiene sempre sul pollice da dietro. Ora il ferro di sinistra lo faccio semplicemente girare così. Faccio un giro. Ecco. E torno indietro. E continuo la lavorazione come prima, per il diritto. 1, 2, 3, 4,
stessa cosa, giro, ecco, facciamo questo giro del ferro sinistro e continuiamo di nuovo per il diritto. Faccio di nuovo il giro di 360 gradi del ferro sinistro, facile facile ragazzi, e continuo la lavorazione per il diritto. Di nuovo e così fino a fondo. Ora di nuovo il giro del ferro e riprendiamo il conto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Facciamo l'ultimo giro. Riprendiamo normalmente la lavorazione a diritto. 1, 2, 3 e 4. Vedete? Ok, procediamo. La maglia di vivaglio io non la elaboro, quindi faccio passare. La seconda faccio a rovescio, seguendo il disegno che si sta creando. Quando arriviamo al punto in cui abbiamo girato, quindi vediamo questa specie di tricettina che si sta creando, passiamo nella fila di sotto, prendiamo la maglia, lo trasportiamo sul ferro di destra e torniamo a rimetterlo sul ferro di sinistra e si crea questa doppia maglia. E ora faccio uno per il diritto, vedete? Così si inizia a creare la trecettina del nostro bordo decorativo. Ora faccio a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedete? Adesso facciamo la stessa cosa, andiamo nella fila sotto, entriamo in quella maglia che è un pochino più grande, vedete quella sotto, la facciamo passare sul ferro di destra, ecco, e poi la trasportiamo sul ferro di sinistra e si crea questa maglia particolare e facciamo una lavorazione per il diritto. Ecco qui, vedete la trecettina che sta formando. Ecco, di nuovo a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stessa cosa, vado sotto, vedete, vado sotto, lo prendo, creo questa particolare maglia che risposto, rimetto nel suo posto, ma doppio stavolta, vedete? E faccio una per il diritto. Ecco qui. Ancora 1, 2, 3, tutto a rovescio, 4, 5, 6, ecco, di nuovo la stessa cosa. Sotto,
passo, tiro fuori, risposto nel ferro di sinistra e faccio una per il diritto. Così esce fuori la trecettina. 1, 3. La stessa cosa, vado sotto, lo sposto, rimetto a posto e faccio uno per il diritto. Altri 6 per rovescio. Ecco, di nuovo. E la lavoro per il diritto. Ecco, vedete, questo è il nostro bordo a dente del gatto con questa parte che userò da davanti, che è fatta a rovescio con le trecettine in mezzo che creano il bordo dentale.